È una tranquilla domenica mattina, con i raggi del sole che cominciano a scaldare l'asfalto. Un uomo parcheggia la sua auto poco distante dall'ingresso del centro commerciale. Esce lentamente dal veicolo e poi con passo leggero si avvia verso l'ingresso. Una domenica mattina come tante, una persona che potresti incrociare mentre stai andando a fare la spesa. C'è un elemento che però distorce la percezione dell'intera scena. Il sorriso soddisfatto dell'uomo non è dovuto alla giornata di sole appena iniziata. È il sorriso soddisfatto di chi ha raggiunto il suo scopo. Nel baule di quell'auto c'è il corpo di una donna. Sta facendo una piccola pausa prima di proseguire ed occultarlo tra le montagne poco distanti. Stai ascoltando Educazione Criminale e mettiti comodo. Questo è il caso di Daniel Prince. Benvenuti a Traveler's Rest, un piccolo comune al confine tra Nord e Sud Carolina, nella contea di Greenville, una zona rurale ai piedi dei Monti Appalachi. Un posto tranquillo e fuori mano, dove vivere alla ricerca di uno stile di vita meno frenetico. Ed è in questa piccola realtà, fatta di facce che si conoscono quasi tutte, di lunghe chiacchierate all'ombra delle verande di casa, che troviamo Prince. Lavora come tuttofare per Edna Sattle, lei lo ha contattato in due occasioni per delle piccole riparazioni a casa. È rimasta catturata da quell'uomo genuino e con la battuta pronta, che si è dimostrato anche un lavoratore preciso. Il loro rapporto si è ben presto sviluppato in un'amicizia, in un prezioso rapporto di fiducia. Edna è stata una brillante donna d'affari, adesso ha 80 anni ed è tornata a godersi la pensione nel paese dove è cresciuta. Non è una persona a cui piace stare con le mani in mano però, anche adesso che potrebbe farlo. Ha 3 appartamenti che affitta e gestisce direttamente ed è sempre attiva e impegnata in qualche nuovo progetto. Tanto da essere considerata una presenza costante nella comunità, una donna vivace e attiva. Uno dei progetti a cui dedica più tempo è l'assistenza agli anziani meno fortunati di lei, con problemi di mobilità e di solitudine. E la mattina di quel 19 agosto non fa eccezione. Esce di buon'ora e si avvia verso casa di Sara, un'amica costretta a casa con cui ha appuntamento alle 10. A quell'appuntamento però Edna non arriverà mai. Greenville County 911, what's the location of your emergency? The thing is, a fitter was supposed to show up to be with my mom today, and she's in her 80s, and she didn't show up. We've come to her house, and we can't get nobody to the door or anything. Her name is Edna Buttle. Vic's not like her. She shows up like clockwork. So something's wrong. Nella giurisdizione della contea di Greenville esiste una regola tacita secondo cui un adulto non è considerato disperso se non sono trascorse almeno 24 ore dalla sua scomparsa. In molti casi la persona che si è allontanata lo ha fatto volontariamente e presto tornerà a casa. Può semplicemente avere fatto un breve viaggio senza dirlo a nessuno o sofferto di una momentanea crisi di salute mentale. Altre volte si tratta di un semplice appuntamento romantico che è durato più a lungo del previsto. Lo sceriffo Jefferson, però, decide di agire tempestivamente in questo caso. Conosce Edna, sa che è una donna affidabile e che mai sarebbe mancata ad un appuntamento senza avvisare. È poco prima di mezzogiorno quando l'auto dello sceriffo imbocca il viale d'ingresso della casa della donna. Bussa più volte alla porta, ma non ottiene alcuna risposta. Il timore è che possa aver accusato un malore e che sia bloccata in casa. Spiega quindi la situazione al giudice, ottiene un mandato che lo autorizza ad entrare nella proprietà. Una volta all'interno, però, di Edna non c'è alcuna traccia. È tutto perfettamente pulito e in ordine, come sempre. L'unica cosa fuori posto è l'assenza della Jeep color champagne della donna. Lo sceriffo attende il sorgere del sole, poi diffonde attraverso i media locali la foto della donna e della Jeep. Trascorrono però 7 lunghi giorni senza nessuno sviluppo sul caso, senza nessun avvistamento della donna o indizio che possa portare un po' di luce nelle indagini. Edna sembra sparita nel nulla, senza lasciare la minima traccia, come inghiottita dall'asfalto delle vie della piccola cittadina. È il 3 settembre, però, quando la Jeep della donna viene notata da un agente fuori servizio. L'auto si trova nel parcheggio del West Western Hotel. La Jeep è stata parcheggiata in retromarcia, a ridosso di un cassonetto della spazzatura, di modo da rendere la targa non visibile a chiunque attraversi il parcheggio. Si procede ascoltando il direttore dell'hotel. Il nome di Edna, però, non risulta tra quello delle persone che hanno dormito lì nell'ultimo periodo. Gli agenti acquisiscono allora i filmati di sicurezza dell'hotel relativi al giorno della scomparsa della donna. Trascorrono 2 ore e finalmente trovano qualcosa di utile. Il filmato della Jeep che entra nel parcheggio.
ingrandiscono quindi l'immagine. La persona che scende dal veicolo non è sicuramente Edna Sattle. È un uomo robusto che poco dopo inizia a pulire l'auto, prestando particolare attenzione alla portiera lato passeggero e ai sedili anteriori. Sembra andare via, trascorrono pochi secondi però, e torna indietro per dare un'ultima pulita. Dopodiché si allontana velocemente a piedi. Ma chi è quell'uomo? Perché ha le chiavi dell'auto di Edna? L'attenzione degli investigatori adesso è tutta dedicata a capire chi sia quell'uomo misterioso e soprattutto su cosa sia successo prima delle 13:46, l'orario in cui l'auto compare nel filmato. Si cerca di ricostruire i momenti precedenti della giornata di Edna come pezzi mancanti di un puzzle. Un grosso aiuto arriva dalle telecamere di sicurezza posizionate ad ogni incrocio della cittadina. Gli investigatori iniziano ricostruendo tre diversi tragitti che l'auto può avere percorso. Ognuno degli agenti verifica a ritroso le telecamere che l'auto può avere incrociato seguendo quel determinato itinerario. Un lavoro lungo e scrupoloso. Si tratta di acquisire ed esaminare ore di filmati. Un lavoro che però alla fine dà i frutti sperati. Gli agenti riescono a mettere insieme frammenti di video provenienti da tutta l'area e a ricostruire la sequenza temporale degli eventi della giornata. Sono le 9:22 del 27 agosto 2021. Una telecamera mostra una Chevrolet Cruze entrare nel parcheggio del supermercato Food Lion. 8 minuti dopo, alle 9:30, Edna esce di casa a bordo della sua Jeep color champagne. I filmati della telecamera di sicurezza di un vicino negozio di antiquariato mostrano l'ora di partenza e la direzione iniziale del viaggio. Alle 9:38, un uomo che corrisponde nell'aspetto all'individuo sospetto acquista 4 vasetti di yogurt alla fragola da Food Lion. La telecamera inquadra l'uomo mentre utilizza la carta fedeltà del negozio. Sarà questo dettaglio a dare una svolta decisiva nelle indagini. Gli investigatori ora hanno un nome da abbinare a quelle immagini. Viene identificato come Daniel Prince. Un minuto dopo, alle 9:39, Edna si avvicina al negozio di alimentari e parcheggia il suo veicolo vicino a quello di Prince. Il filmato mostra l'uomo che tiene in mano un sacchetto della spesa e che le fa un cenno di saluto. Quindi Prince sale sulla sua auto, da dove recupera una piccola borsa. Scende e si accomoda sul sedile passeggero della Jeep di Edna. Pochi minuti dopo, l'auto si allontana dal parcheggio con a bordo la coppia. Nessuna ripresa chiarisce cosa sia successo nelle successive 4 ore. Sono le 13:43 quando la Jeep di Edna viene vista allontanarsi da casa in direzione del supermercato Food Lion. Alle 2:02 la Jeep entra nel parcheggio del supermercato, fermandosi in una posizione diversa rispetto al mattino. Sulla Jeep però c'è solo Prince. Le riprese mostrano l'uomo scendere dal veicolo, attraversare il parcheggio e salire sulla Chevrolet Cruze, l'auto con cui era arrivato quel mattino. Prince quindi guida la sua auto accanto alla Jeep di Edna. Scende e sposta qualcosa da un veicolo all'altro. Un ingrandimento dell'immagine mostra che quello che sta spostando è il corpo di una persona. I capelli biondi ed il fisico sottile, inermi fra le braccia dell'uomo. Prince quindi si allontana a bordo della Jeep, lasciando il corpo dai capelli biondi all'interno della Chevrolet. Trascorrono 5 minuti e l'auto fa il suo ingresso nel parcheggio del Best Western. L'uomo pulisce l'auto e poi torna a piedi verso il parcheggio del Food Lion. Alle 14:14, Prince arriva nel parcheggio, sale a bordo dell'auto e poi si allontana. Da questo momento in poi non si hanno più riprese dei suoi spostamenti, ma quanto visto finora è più che sufficiente. Gli agenti si presentano all'indirizzo indicato sulla carta fedeltà dell'uomo. Sono passate da poco le 19 quando arrivano a Bostic, North Carolina, un piccolo comune immerso nella natura che conta appena 300 abitanti. Ci troviamo a poco più di 100 km da Travelers Rest. Ma chi è l'uomo che stanno cercando, che vive in questo posto isolato dal mondo e che legami ha con Edna? Daniel Graham Prince è nativo del Michigan, dove ha vissuto a lungo prima di trasferirsi 3 anni prima tra le montagne in North Carolina. La natura che avvolge ogni cosa è il posto perfetto per una persona in cerca di privacy. Prince e sua moglie iniziano a lavorare come tuttofare, spesso per persone anziane o vedove. Prince in particolare, grazie al suo carattere aperto e ai suoi modi gentili, riesce a intessere numerose relazioni e riesce a guadagnare la completa fiducia delle donne che aiuta. Anche se quando si presenta, Prince evita di dire tutta la verità. Non racconta mai del suo passato,
Un passato non sempre limpido e trasparente, come invece il sorriso che ostenta adesso. Appena maggiorenne, decide di arruolarsi nell'esercito per allontanarsi da una vita che lo stava portando sulla strada sbagliata. Dopo un breve periodo, però, si accorge che la vita militare non fa per lui. Troppe regole, troppe costrizioni. Poco si addice ad una persona dal temperamento caldo ed impulsivo come il suo. Comincia quindi a collezionare una lunga serie di precedenti penali, accuse di aggressioni e percosse, violazioni per possesso di armi da fuoco, fino ad una condanna in Michigan nel 97 per il rapimento di una donna, condanna per cui sconterà 12 anni di reclusione. Dal momento della scarcerazione comincia a trasferirsi di stato in stato, fino all'arrivo 3 anni prima in North Carolina. Lo sceriffo della contea di Greenville, assieme agli agenti della contea di Rutherford, arrestano Prince e cominciano a perquisire la sua proprietà. L'uomo si presenta calmo e cooperativo, nonostante l'irruzione improvvisa. Prince viene condotto nella contea di Rutherford, ed è qui che inizia l'interrogatorio. Il suo modo di fare è sicuro e a tratti arrogante. Appare evidente che vuole condurre l'intervista e controllare la narrazione degli eventi. Gli investigatori decidono di lasciarlo parlare. What, 2 weeks ago, do you remember where you were at? Not specifically. Where do you think you were at? I've been going all over the place. I've been back and forth to Charlotte. I've been down to South Carolina. Yeah. Like, where's your jobs in South Carolina taking you? Actually, I was down to Traveler's Rest, but I don't know if it was Friday or Thursday. I know I'd been there earlier that week. Okay. But you don't remember which day specifically? No, it was either Thursday or Friday. What kind of job were you working on? I wasn't. You wasn't? I wasn't. This lady had talked to me several times. I'd been down to her house 2 or 3 times. We kind of got to be friends. This woman has so many damn problems, mostly her daughter. Yeah. And what she did is she had me looking at ductwork that she wanted done, because somebody had done ductwork for her and she was suing them because they didn't do all the ductwork or something. She would call me and have me come down there. Okay. And she was constantly having problems. She said she needed to have money at one point in time to help her daughter because her daughter was in jail. Then she needed money another time because, what was it the next time? She was hiring a private investigator because her son-in-law was, she talked to me all kinds of stuff about it. We got to be pretty good friends about stuff like that. But she kept seeing like she was blowing me off by actually doing any work for her. La storia che racconta presenta diversi punti che non quadrano e che non convincono gli agenti, anche se per il momento non ci sono abbastanza elementi per dimostrarne la piena colpevolezza. Mentre l'interrogatorio va avanti, sei agenti stanno perquisendo la sua proprietà. Quello che scoprono è un vero e proprio arsenale, 2 AR-15, 23 pistole, oltre ad un'infinita scorta di munizioni. I numeri di serie su entrambi gli AR-15 sono stati rimossi. Nella contea di Greenville, il possesso di armi è severamente vietato, a chi è stato condannato ad una pena maggiore di 3 anni, così come è legale la rimozione dei numeri di serie. Questo consente agli agenti di procedere con più calma, visto che Prince verrà comunque trattenuto dai federali al termine dell'interrogatorio. Intanto la perquisizione continua. Emergono altre prove schiaccianti, anche se non strettamente collegate con la scomparsa di Edna. Il quadro che emerge è sempre più inquietante. L'immagine che si profila è quella di un serial killer, una persona che ha vissuto per anni inosservato dalla comunità circostante, come se fosse invisibile, senza destare attenzione e mantenendo un profilo basso. Una mente allenata a gestire 2 diverse personalità e a mantenerle strettamente separate. Tanto che i delitti commessi dall'uomo risulteranno sconosciuti anche alla moglie con cui condivide il tetto. Nascosti sotto un cassetto della cantina vengono trovati il passaporto e la patente di guida di Nancy Rigo. 66 anni. Si tratta di una vedova scomparsa nel 2017, senza lasciare alcuna traccia se non sporadici contatti email e messaggi con i suoi familiari. Ogni volta che loro le chiedevano un incontro, lei rifiutava,
adducendo sempre scuse diverse. Emerge una relazione tra la donna e Prince pochi mesi prima della sua scomparsa. Si erano conosciuti su un'app di incontri. Oltre alla patente e al passaporto della donna, vengono rinvenuti anche una serie di documenti finanziari, flussi di denaro continui che dopo diversi giri finivano su una carta nella disponibilità di Prince. All'interno di una borsa, nascosta tra dei cespugli ai confini con il bosco, vengono trovate delle fascette, un dispositivo taser, un lubrificante e diverse pillole frantumate all'interno di un flacone con etichetta lorazepam. Un forte sedativo che può essere usato per rallentare la respirazione e persino causare la morte se combinato con dell'alcol. Prince viene trattenuto in prigione. La sua situazione si aggrava man mano che le ricerche proseguono. Nel frattempo la moglie non perde tempo e decide di mettere immediatamente in vendita la casa e cercare una nuova abitazione lontana da quel posto. Ormai il solo pensiero di camminare tra quelle mura le mette i brividi. Chiama due amici per farsi aiutare a impacchettare e caricare su un furgone il maggior numero di effetti personali. Ed è proprio mentre cammina lungo i confini esterni della proprietà che Mark, uno degli amici venuti per il trasloco, nota qualcosa che spunta dal terreno. Si avvicina e comincia a scavare. Si tratta di una grossa scatola bianca in metallo. La forte pioggia della notte precedente ha smosso la terra. Sarà questa casualità a segnare definitivamente il futuro di Prince. All'interno della scatola, gli agenti trovano la borsa di Edna, le chiavi della sua Jeep, una corda, delle fascette ed un solo vasetto di yogurt aperto, della stessa marca e gusto di quelli che aveva acquistato quel giorno. Il tutto viene inviato alla divisione forense del Dipartimento di Columbia. Emerge che lo yogurt rimanente nel contenitore risulta mescolato con ciclobenzaprina, tramadolo e lorazepam. Intanto all'interno del penitenziario, Prince continua a rimanere fermo su quanto finora dichiarato. Racconta che sì, il giorno della scomparsa ha incontrato Edna. L'ha accompagnata a casa, dove hanno parlato di alcune problematiche della figlia, in procinto di divorziare. Che è poi tornato al parcheggio del Best Western da solo, con la Jeep di Edna, per recuperare il proprio veicolo e tornare a casa. Ora però gli investigatori hanno materiale sufficiente per mettere Prince alle strette e aumentare la pressione e l'incisività delle domande. È durante il terzo interrogatorio che comprende che ormai non ha più via di scampo. Il suo atteggiamento adesso è molto diverso. There are things that have to happen, and there are things that are going to happen. And I'm a realist, and I have acceptance with this. I would like a little bit of control in how they happen. If you tell them to turn that off, I will talk to you a little more freely. In poco meno di un'ora, Prince confessa tutto agli investigatori. Un fiume di parole senza tregua. Afferma che non riusciva più a dormire con l'ossessione di quei pensieri, che vorticavano ormai senza tregua nella sua testa. Sa che nella migliore delle ipotesi passerà il resto della vita dietro le sbarre. Così accetta rapidamente un accordo che gli assicura che non gli verrà inflitta la pena di morte. In cambio lui rivela dove trovare i corpi delle donne e man mano che il suo racconto procede aumentano i particolari inquietanti. È in un bosco poco oltre il suo terreno, 2 metri sottoterra, che vengono rinvenuti i resti carbonizzati di Edna. Prince aggiunge di essere coinvolto nella morte di altre donne del luogo. Donne di cui non si avevano più notizie da tempo e che aveva conosciuto online. Dolores Seller, Nancy Rigo e Lee Goodman. Emerge il profilo di un vero e proprio serial killer, una persona astuta e senza scrupoli, abile ad entrare in stretta sintonia con la preda che ha identificato come utile ai suoi scopi. Donne anziane, senza un compagno, possibilmente benestanti. Donne a cui lentamente prosciugava i risparmi di una vita dopo averle eliminate. Un sistema studiato nei minimi dettagli, che lo ha reso sicuro e abile nel non lasciare la minima traccia. Troppo sicuro, tanto da commettere con Edna il primo passo falso. Prince sta scontando la sua pena senza possibilità di libertà condizionale presso il penitenziario di Hazleton, West Virginia. Una prigione di massima sicurezza tra le più dure in America, tanto che i suoi stessi detenuti la soprannominano la montagna della miseria. Una domanda però rimane sospesa. Prince ha confessato tutti i suoi reati, o solo una parte di essi, legati all'ultimo periodo prima di essere scoperto.